Tralasciamo a malincuore la figuretta dell'arbitro Paternicò nell'ormai tristemente noto finale di partita di Giorgio Tesi Group Reggio Emilia, vinta dalla formazione di Caucanas allo sprint, e proiettiamoci su quanto successo nelle altre partite della nona giornata del campionato di Serie A. Un turno che ha messo in evidenza la vittoria di Milano a Cantù, con conseguente primo posto in classifica in solitaria. Con tutti i problemi che abbiamo, io sono soddisfatto, vincere qua non è facile per ognuno. Siamo in una striscia positiva, dobbiamo continuare, ci aspetta una partita stradifficile e importante contro l'Olympiacos, sicuro loro sono strafavoriti, dobbiamo recuperare a completo energie mentali positive e incontrare la partita a modo giusto. Continua a salire Cremona, McGee 18 punti, che ha tenuto sotto controllo per tutta la partita a Pesaro, eccellente McKissick 24. Attenzione a Sassari, versione Marco Calvani, che dopo la bella prova di Mosca in Eurolega ha facilmente spugnato il parquet di Capodorlando. Siamo stati veramente bravi e fai complimenti soprattutto ai miei due assistenti, perché senza loro sta partita non l'avrei vinta, nel senso che in questo momento la mia testa è un po' un mix, un frullatore dove ci sono troppe cose e dove io non riesco in questo momento ad avere chiarezza completa delle cose che dobbiamo fare. Quindi c'è un grande aiuto da parte di Mafezzoli e di Citrini in questo, grande sostegno, e quindi fai complimenti a loro e poi ovviamente al giocatore, alla squadra, perché l'interpretazione per quello che volevamo fare è stata assolutamente di squadra che ha consapevolezza che deve fare un buon campionato e quindi era importante fare questo risultato. Al secondo posto salgono anche Trento, che trascinata dalla coppia Lockett-Wright, 36 punti in due, ha avuto la meglio di Torino, White 21. E Venezia, Peric 19, che ha faticato più del previsto per superare una Coreasci a Caserta, 19 punti di Daniele Cinciarini. La squadra di Dell'Agnello ha anche annunciato il reintegro di Amoroso. Sono tornate al successo dopo un periodo pieno di alti e bassi anche Brindisi, 20 di Zerini, che si è sbarazzata di Varese grazie ad una buona seconda parte di gara. E Bologna, 20 punti e 10 rimbalzi in 24 minuti per Pittman, che ha strapazzato la malcapitata Avellino. Mercoledì sera alle 23, giovedì alle 19 su Sport TVL, canale 193, c'è Terzo Tempo con tutte le interviste di tutti dopo gara da tutti i palazzetti. Da non perdere!